Le sette noti tornano a essere protagoniste. In questo caso siamo con Marco Picchiettino. Buonasera Marco. Buonasera. Che incarna un po' veramente il musicista a tutto tondo, perché prima le telecamere spente parlavamo del fatto che tu suoni diversi strumenti, canti, incarni, diciamo così, l'appassionato di musica. Io parlo da appassionato, oltre che essere un musicista, veramente a 360 gradi. E con te vorremmo chiacchierare, scoprire un po' anche da dove nasce questa tua passione e il fatto anche che tu questa passione la trasmetti, perché tra l'altro sei anche direttore di un coro di giovani, di ragazzi del Canavese, che sanno anche di incarnare perfettamente la passione per il canto e per la musica. Allora Marco, raccontaci un po' i tuoi primi passi nel mondo della musica e soprattutto anche questo fatto di essere, di non suonare un solo strumento, perché molte volte ci si incanala, ci si diventa, diciamo così, più esperti di uno strumento solo, mentre invece tu suoni un po' tutto. Raccontaci. Sì, beh, c'è da dire inizialmente una cosa, che la parte musicista è una componente della mia vita. Certo. Perché forse prima sono stato cresciuto nel verde, sono come di primo mestiere, diciamo di mestiere diurno, il giardiniere, e sono cresciuto con i nonni in campagna e questa mi ha dato, anche ascoltando un po' con i nonni la musica liscio, certo, e ascoltando i racconti, è quello che poi mi ha così stradato, quindi ringrazio sicuramente i nonni, i miei genitori che mi hanno dato delle indicazioni, mi hanno insegnato ad essere curioso. Mm-hmm. Poi la curiosità è quello che mi fa muovere, insomma, quindi per quello che magari non sono sicuramente un grande musicista, però mi piace suonare, ho iniziato con il pianoforte alle elementari con il grande maestro Cosimo, che mi ha sopportato una vita, mi sopporta ancora adesso, però è stato in grado di non chiudermi, ma di sviluppare così le mie curiosità musicali. Esatto, darti la possibilità di questa curiosità di ampliarla. E quindi non sono mai stato un grande studioso, però insomma siamo partiti con il pianoforte, per il solfeggio in conservatorio, quello sì, l'ho dato. E poi la scuola, il lavoro, una cosa e l'altra, non ho poi proseguito a dare gli esami, anche se li avevo preparati, ma e studio ancora tuttora, certo, per curiosità, anche la fisarmonica. Visto fisarmonica, chitarra, sax? Sì, la chitarra, il periodo delle superiori, c'era il corso, è stato il primo strumento portatile. Sì, il piano era un po' forte, tastiera, la corrente, era sempre un po'. La chitarra è stato il primo strumento portatile e poi è arrivata la fisarmonica dopo, che ho iniziato a suonicchiare così. E poi dopo anche io sono incuriosito e ho approfondito un po' il discorso. Poi vabbè, a casa ho sassofono, clarino, tromba, ogni tanto pasticcio e qualcosa esce, magari non si riesce a fare tutto, però qualche pezzo che serve lo studio e lo utilizzo nelle, certo, serate. Il tuo nome è anche conosciutissimo, perché ti vediamo spesso anche in importanti feste del territorio, quindi alla fine dei conti anche il contatto col pubblico, il fatto di suonare davanti anche al pubblico che coinvolgi, perché ti ho visto dal vivo, quindi so anche quanto sei, unisci alla musica anche allo spettacolo, alla capacità, anche quanto è importante, soprattutto visto dal periodo difficile da cui siamo arrivati, in cui siamo stati costretti a restare bloccati e il mondo della musica, dello spettacolo è rimasto bloccato completamente, è stata una ripartenza molto lenta, adesso sembra essere tornati ai livelli del pre-Covid. Come l'hai vissuta questo periodo? Ma è stata forse una delle mie prime vacanze. Ti comprendo, posso dire che è stato un parto anche per me. Ne parlavamo appunto prima. Sì, È stato un bel periodo, a parte il dispiacere per quello che è accaduto, per chi da quei momenti ha avuto delle difficoltà, e insomma non proseguiamo il discorso
in quel senso. Dal mio punto di vista è stato un bel periodo, perché il mio lavoro, appunto, da giardiniere, sì, per quello che non, giardiniere musicista, siamo sempre lì, potevo uscire di casa, potevo lavorare, e quindi ho vissuto il mondo comunque con tranquillità. Preso una pausa che ti è servita. Con libertà, e per quanto riguarda comunque le prove, con i cori, le prove con dei colleghi, le serate, cioè lavorare solo di giorno era una cosa che non... perché effettivamente la tua vita è molto piena. E quindi sì, belle giornate lunghe, perché magari adesso che si può fare entrambe le cose, finisco magari un po' prima di lavorare, poi vado a fare un altro un altro turno, cose da pazzi, perché... Vabbè, però è vero che la passione... Però la passione, esatto, la passione è quello. La gente non è stupida, sente la passione, e probabilmente è quello. Vede quanto mi piace suonare, e non è tanto l'esibizione mia, sì, che sì, mi certo, interessa, ma è divertire gli altri. Quindi forse questo è il segreto di... Sì, quello che ti anima e ti porta ad andare avanti. Che e, poi, e poi l'esperienza, avendolo fatto per tanti anni, così a colpo d'occhio uno guarda il pubblico in base all'età, anche perché certo, soprattutto dove ci sono serate miste bisogna accontentare dai ragazzini di 10 anni, 20, 30 e via dicendo, insomma, quindi bisogna... Bisogna avere orecchio anche in quello. Esperienza sicuramente. Perché, tanto, appunto, esperienza che tra l'altro trasmetti anche, dicevamo prima, ai giovani, perché tu sei anche direttore di un coro di giovani, che tra l'altro abbiamo visto anche qualche tempo fa, abbiamo visto a Chironio aprire uno dei momenti belli sotto Natale, avete fatto un bellissimo spettacolo, applauditissimo, la dimostrazione che di quanto sia importante trasmettere questa tua passione anche alle giovani generazioni, perché molte volte si perdono anche un po', soprattutto visto i canti tradizionali, quello che dicevi prima, tu hai avuto l'esperienza con nonni e genitori, molte volte i nonni e genitori di oggi hanno esperienze diverse, e quindi musicalmente il rischio è anche quello che si perda una parte di quella che è la storia della tradizione locale, che è importante. Sì, io sono... Bene o male sono arrivato dopo tanti anni di matrimonio, quindi insomma mio papà è del 49, e quindi i nonni erano tutti attorno al 20 giù di lì, 20-25, e quindi sono ancora riuscito ad imparare delle cose, a sentire delle cose di questi rappresentanti della nostra cultura popolare, quindi poi così si va a ricercare. Andavo a ricercare quando ero ragazzino qualcosa che potesse assomigliare a questo mondo che loro mi dipingevano, che hanno vissuto. L'espressione più indicata l'ho trovata poi nei cantori salesi, che ho conosciuto nel 2005, che è un gruppo che ha compiuto adesso 40 anni di attività, ed è nato grazie al coro baiolese, grazie ad Amerigo Guglielmo, che ha fatto la ricerca in canavese sui canti popolari e li ha trattati veramente con rispetto, rispettando la gente che glieli aveva insegnati. Prima di lui c'è stato Costantino Nigra, che ha fatto la prima raccolta più completa di canti popolari nel 1888. Quindi insomma abbiamo questo patrimonio che stava scomparendo, grazie a queste persone che lo hanno, Amerigo e poi il nostro maestro Gian Pietro Dalmaso, che è stata anche una persona importante, purtroppo anche lui non c'è più, però ci hanno trasmesso dei valori, delle tradizioni, un modo di fare rispettoso verso la gente che ha insegnato delle cose, ha insegnato la propria cultura, si è aperta
a queste persone. E, insomma, ci sono dentro tante cose belle da insegnare ai giovani. E appunto questo, dopo tanti anni, nel 2018, c'è stata poi questa occasione di far cantare questi bimbi i canti di Natale che avevano imparato a scuola. Mancava il maestro e io ero lì per fare delle cose con la Proloco e cosa, quindi sai, sempre impegni che ci prendiamo. E così è nata questa cosa, ho iniziato a insegnargli anche qualche canto popolare, ho detto, ma perché non andiamo avanti? E quindi così, insomma. Quanto i giovanissimi hanno voglia anche di scoprire o di imparare quelle che sono le tradizioni che dicevi tu, è fondamentale non perdere? Come dicevo prima, ho iniziato parlando della mia famiglia. Certo. Ne sono passati tanti, bimbi in questi quasi 5 anni, quelli che ci tengono di più, quelli che sono più appassionati, più curiosi, sono quelli che ovviamente hanno in famiglia magari il papà che canta, il nonno che canta. Certo, c'è una tradizione anche in famiglia, un background particolare. Provengono da quell'ambiente lì e anche una certa... provengono da famiglie in cui le regole ci sono, sì, sì. Quindi mantenere l'impegno, la prova, la costanza, mi fa veramente piacere, li ringrazio tanto perché comunque questi genitori si impegnano, seguono i figli. E questo aiuta anche appunto a salvaguardare, ripeto, quello che sono delle tradizioni importanti, una storia territoriale. Siamo canavesani, come dicevi prima, a volte un po' sulle nostre, eccetera. Non sempre siamo capaci di mostrare anche quello di buono, di bello che c'è il territorio, eccetera. Siamo forse a volte troppo critici nei nostri confronti, nei confronti del territorio, quando in realtà poi ci sono grandissime cose che vanno valorizzate e appunto voi riuscite a valorizzarle, tu le valorizzi anche appunto con quella che è la tua passione, che credo che sia fondamentale. A me piace il canavese, mi piace come ambiente, mi piace la gente e mi piace anche così andare a cercare i libri di storia, non solo quelli che parlano di canto popolare, ma anche la storia che racconta il nostro territorio, perché si aiuta a capire. E ce n'è tanta. E se guardi dietro, sì, sì. Riesci... io mi faccio tante domande sul futuro, perché forse dovrebbero farlo anche i nostri politici, perché si pensa sempre, purtroppo, vabbè, il meccanismo che non funziona, perché i voti li prendi se fai quello che... Se prometti qualcosa di buono, poi arrivano i voti e allora quello è Gaber. mi veniva in mente Gaber, quindi il sistema è viziato, ma non sono io che posso dare consigli. Però sicuramente guardando indietro si può imparare. Almeno si dovrebbe cercare di capire che cosa può esserci, quale prospettive per il futuro ci sono. Bisogna avere pazienza. Forse è difficile, insomma. Perché ormai interpretare tutto il pianeta se nel nostro piccolo qualcosa iniziamo a fare, non possiamo neanche lamentarci ogni giorno dicendo questo non funziona, quello non funziona. Sono le piccole cose, come dici tu, se uno riesce a mantenere quelle che sono le proprie tradizioni, riesce a coinvolgere i giovani, riesce anche a dare quel tono di leggerezza, se mi permetti, che sì, è giusto sia. Però alla fine dei conti guardare avanti diventa un po' più facile, nonostante non sia almeno all'orizzonte ci sono delle nubi non proprio chiare, ma bensì scurissime. Però pensiamo in positivo, oggi si può parlare di positività. Senza avere paura di essere guardati male, ma appunto di pensare bene. E io credo che, sicuramente. Ripeto, con le cose che mi permetti, tra virgolette semplici ma importanti, come quelle che possa essere un trasmettere la musica, la passione e coinvolgere i giovani, credo che sia fondamentale. Quindi
Complimenti Marco. Sì, io preferisco sicuramente insegnargli dei canti con dei valori, perché certo, soprattutto quelli antichi hanno ancora dei contenuti, a certo, volte anche messi in modo un po' rigido, un po' legge del taglio, se fai così, certo, l'ammonizione, che poi l'ammonizione del genitore, del nonno, della persona più uomo avvisato, più mezzo salvato, adulto, e quindi segue. E quindi sì, sia con i contenuti dei canti che anche in questi momenti di leggerezza, certo, preferisco insegnargli ad affettare un po' Pozzalam, un Tocattuma, e adesso no, il vino ancora non glielo diamo. Sono ancora un po' giovani, però arriveranno ancora. Però è sicuramente meglio bere un bicchiere di vino, sì, su un prato in montagna e cantarne due, questo sia l'insegnamento, piuttosto che andare insomma a fare altre cose che sono decisamente più negative, definiamole così. Marco, grazie ancora veramente di esserci venuto a trovare, aver raccolto il nostro invito. Molto volentieri. Soprattutto perché, ripeto, concludo dicendo l'importanza di questa cosa, di sapere quello che c'è stato dietro di noi per guardare avanti, come dici tu, ma anche per vivere il quotidiano con un po' di tranquillità, un po' di leggerezza e a volte un po' di rabbia in meno in corpo, alla fine ci aiuta a vivere sicuramente meglio, come dice qualcuno più importante di me che è in altre trasmissioni. Allora io vi ringrazio, saluto tutti quanti, l'invito naturalmente a tutti i bimbi, tutti i giovani che vogliono venire a cantare nel mio gruppo, poi sicuramente se mi cercate vi trovate ed è facile vedere quello che si fa. Poi anche per chi volesse magari qualche intervento nelle scuole, perché da qualche tempo faccio anche quelle cose lì, quindi insomma speriamo di aggiungere sempre più giovani che possano imparare queste cose, e naturalmente anche se volete venire a cantare nei grandi, nei cantori salesi, la porta è sempre aperta, insomma spero di vedere tanta gente alle mie serate e poter dargli tanta allegria. Sarà sicuramente così. Marco, grazie ancora. Grazie. Alla prossima, grazie ancora. Ciao. Grazie. Un saluto a tutti.